Buongiorno, ho appena letto i giornali e sono rimasta colpita dalla notizia del bambino malato di leucemia e morto per complicanze da morbillo. E sono una giornalista freelance e per prima cosa voglio esprimere le mie condoglianze a questi due genitori. Prima di essere giornalista sono madre e posso capire quello che stanno provando. E quello che non posso capire è il modo in cui i giornalisti stanno strumentalizzando questa notizia. Lo stanno facendo per giustificare un decreto, ma soprattutto stanno facendo sentire in colpa due genitori che colpe non hanno. E questo io vorrei veramente dirlo e sento il bisogno di registrare questo messaggio. Invito i genitori di questo bambino a leggere il bugiardino di uno dei vaccini che somministriamo sempre ai nostri figli. Qui c'è scritto che una volta vaccinato, il suo bambino deve cercare di evitare per almeno 6 settimane dopo la vaccinazione uno stretto contatto con i seguenti individui, individui con una ridotta resistenza alle malattie. Questo significa che vostro figlio poteva morire anche a contatto con un bambino appena vaccinato. Questo significa che voi non avete colpe. E questo, visto che ci sono giornalisti che scrivono del fatto che avete colpe, beh, ci sono anche giornalisti come me che dicono non avete nessuna colpa se non quella di aver amato e amare i vostri figli. E ora vorrei, visto che già sto registrando il video, mandare un messaggio al ministro Lorenzin, perché leggo sul giornale anche questa notizia, cito le parole della Lorenzin. Sull'obbligatorietà dei vaccini non c'è proprio nessuno spazio. È stato stilato dalle autorità scientifiche sulla base di motivazioni scientifiche. Ora, noi giornalisti abbiamo il brutto difetto di andare a cercare le fonti e quindi io sono andata a cercarmi le motivazioni scientifiche e gli studi scientifici che sono stati fatti sugli effetti di 12 vaccini somministrati a un neonato. Non esistono studi scientifici effettuati sulla somministrazione di 12 vaccini e sugli effetti sul sistema immunitario di un neonato. Questo è anche il motivo per cui non esiste paese al mondo dove 12 vaccini sono obbligatori. Questo è anche il motivo per cui non esiste paese al mondo dove vengono resi obbligatori 12 vaccini e dove vengono imposti, come si sta pensando di fare in Italia. Sottolineo che io sono una madre vaccinata e che nella nostra famiglia noi siamo vaccinati. Questo significa anche che non mi potete attaccare l'etichetta Novax. Perché Novax significa niente vaccini e io invece sono pienamente consapevole dell'utilità dei vaccini, ma qui stiamo parlando di altro, stiamo parlando di dati scientifici e i dati scientifici siete voi a doverli dare a noi, non noi a voi, siete voi che dovete fare i medici, siete voi nella commissione che dovete studiare e fornire i dati scientifici e io come giornalista ve li chiedo perché non li ho trovati. Io quello che trovo ad oggi sono i bugiardini. Dei vaccini, me li sono scaricati tutti, me li sto leggendo e sono veramente senza parole, perché nero su bianco le ditte farmaceutiche che producono questi vaccini scrivono che tra gli effetti collaterali dei normali vaccini che noi facciamo, l'esavalente, quella contro la meningite, contro l'epatite, hanno come effetti collaterali collasso, sclerosi multipla, paralisi facciale, meningite, attacchi epilettici. E finché non abbiamo i dati reali del rapporto rischi-benefici, noi parliamo di aria fritta. E finché non costituiamo una commissione, uno studio, una ricerca sugli effetti di 12 vaccini somministrati contemporaneamente, noi parliamo di aria fritta. Voi parlate di aria fritta. Perché né quelli che sono contro i vaccini, né voi, noi che siamo per i vaccini, ma usati con criterio, possiamo parlare di dati scientifici. I dati scientifici si ottengono da studi scientifici. Quindi il Senato che discute della costituzionalità o incostituzionalità di questo decreto dovrebbe prima chiedersi se è scientifico questo decreto, perché la scienza si basa sui fatti e non sull'empatia o sulla povera morte di un bambino, incolpando i genitori, a cui co commento e ripeto, va tutto il mio. Veramente è vergognoso quello che è accaduto. Vi faccio le condoglianze e vi chiedo scusa a nome dei giornalisti. Detto ciò, leggetevi i bugiardini e chiedetevi come funziona la sicurezza di un farmaco. Basta andare sul sito dell'AIFA, c'è scritto che ci vogliono dai 7 ai 10 anni per analizzare e studiare il rapporto rischi-benefici. Questi studi di solito sono a carico del proprietario del farmaco. Ora, nessuna ditta farmaceutica al mondo, nessun laboratorio privato, nessun governo ha mai fatto uno studio scientifico sugli effetti di 12 vaccini somministrati nei primi 6 mesi di vita. Quindi non esistono studi scientifici. Quindi i bambini italiani sarebbero i primi
sperimentare, e sperimentare è la parola giusta, una tale dose vaccinale, un tale piano vaccinale. Questa si chiama sperimentazione, non si chiama scientificità. E di questo devono essere consapevoli gli italiani. E di questo devono essere consapevoli i senatori, i giornalisti e lei, ministro Lorenzin. Quindi, quando lei parla, cito, di motivazioni scientifiche, lei è la prima a dover ammettere che non esistono dati scientifici e l'unica risposta a questo messaggio può avere nome, cognome, data di pubblicazione e titolo dello studio scientifico. Questa è scienza. Questa è scienza. E noi ci attendiamo dati scientifici, altrimenti i bambini italiani saranno soltanto delle cavie.